Buonasera, benvenuti e bentornati a Focus Comune, nuovo appuntamento per parlare di politiche d'attualità. Torna nei nostri studi, graditissima ospite, la consigliera comunale Alessandra Clemente. Bentrovata. Grazie, grazie, bentrovati. Ne abbiamo parlato tante volte, torniamo a parlarne con una notizia ufficiale definitiva, la Galleria Vittoria che finalmente ha riaperto al traffico, una questione che le ha seguito in prima persona. Una vittoria, veramente, soprattutto un esercizio di grande pazienza da parte delle napoletane e napoletani che voglio ringraziare perché i disagi sono stati forti e alla pari oggi la fotografia che vede protagonisti, gli esponenti della nuova amministrazione è una fotografia resa possibile grazie al lavoro di chi parla, della precedente amministrazione che in un momento storico difficilissimo ha reperito le risorse fondamentali, ovvero 2 milioni di euro. Abbiamo patito più di 4 mesi di sequestro da parte della Procura e si sono dovuti realizzare non soltanto i progetti, ma anche le indagini, con un rispetto di tempi di legge che non sono stati quindi un tempo perso, ma un lavoro molto faticoso che finalmente oggi consegna. L'ho detto e quindi oggi posso dire che l'impegno è stato mantenuto, una galleria in maggiore sicurezza per le napoletane e napoletani, una galleria dove sono partiti anche lavori per le facciate, una galleria dove dal 1920 non si facevano interventi strutturali, salvo soltanto verificare l'assenza di pericoli e quindi un primo piccolissimo crollo ha determinato un lavoro che ha dovuto recuperare le tante cose non fatte in decenni ed è quindi un motivo di orgoglio e di soddisfazione perché anche personalmente sono stata molto sovraesposta. Vedete, le opere pubbliche hanno bisogno di tempi di progettazione, c'era il sequestro della magistratura, abbiamo dovuto aspettare i tempi della procura e del consulente, abbiamo dovuto realizzare delle indagini perché il lavoro doveva essere perfetto e la procura ci ha chiesto di realizzare indagini certe. Ma la bontà del progetto ha vinto ed oggi vince la città che finalmente vede una galleria funzionale e guardiamo al futuro. È importante non ripetere nel presente questo tipo di errori, è necessario stanziare fondi per la manutenzione e quindi è necessario che i partiti nazionali che oggi governano Napoli, perché il sindaco Manfredi è sindaco dei partiti nazionali del governo Draghi, diano le risorse alla città per una manutenzione ordinaria, guardando alle scuole, ai nostri parchi e guardando i nostri luoghi della città affinché non ci siano più delle pregiudizi e delle congiunture come queste. C'è un altro appuntamento importante per la città di Napoli, perché siamo ormai nel periodo natalizio, ed è quello del giocattolo sospeso. Quindi tanta solidarietà a favore di famiglie indigenti della città di Napoli, anche questo è un progetto che è partito da una sua iniziativa. Un'idea semplice. Ma come tutte le cose semplici, forte, perché legata alla tradizione della città di Napoli e quindi alla nostra anima. Il caffè sospeso e quindi il senso profondo di prenderci cura di chi ha di meno, ma non vale di meno. Prenderci cura di chi ha meno salute, prenderci cura di chi ha meno disponibilità economica, prenderci cura di chi in un certo periodo della propria vita ha meno tempo per occuparsi di se stesso perché deve fronteggiare delle piccole o delle grandi crisi. Ed il giocattolo sospeso, così come il caffè, è questo segno, secondo me, dell'anima della città di Napoli. Mi rende molto orgogliosa perché ormai viene replicato in tutte le città. E quindi tu ora vedi il giocattolo sospeso a Milano, a Firenze, a Padova, a Sicilia, e quindi vuol dire che ora questa idea non è di chi l'ha ideata, che è la città di Napoli o la sottoscritta, ma è di chi serve, no? E quindi è un'idea che adesso è a servizio e serve molto, perché soprattutto dopo la pandemia sono tantissime le famiglie che sono in difficoltà e voglio dire grazie. Grazie alle tante persone che hanno donato, grazie alle tante cartolerie, giocattolerie, librerie della città che hanno reso possibile questa iniziativa e grazie quindi anche alle istituzioni della città che hanno dimostrato di essere al fianco delle persone che hanno meno facoltà economiche in questo momento, ma che hanno i loro bimbi. E i bimbi hanno diritti, tra cui anche il diritto al gioco, che è un Certo. elemento essenziale della crescita, dell'età evolutiva, è un diritto inviolabile dell'infanzia e dell'adolescenza e allora ci rende tutti più felici sapere ed essere consapevoli di aver contribuito ad un qualcosa che ci rende felice, non perché consumismo, ma è perché prenderci cura delle persone a noi care, della città, soprattutto le bambine e i bambini.
E poi parlando di green e di ambiente, che è un tema a noi tutti caro e di cui sempre di più si parla per fortuna, in queste ore sta partendo anche un servizio di piantumazione di alberi proprio nella nostra città. Anche in questo caso c'è un progetto che lei ha portato avanti anche nei suoi anni di presenza appunto precedentemente nella precedente amministrazione in qualità di assessore. Il bilancio del Comune di Napoli è noto a tutti essere un bilancio in grande difficoltà, ma in questi anni c'è stata una grande novità. Il sindaco della città di Napoli è stato ed è attualmente il sindaco della città metropolitana. E allora il sindaco De Magistris, come sindaco della città metropolitana, ha avuto una grande intuizione. Ha utilizzato i fondi invece della ex provincia della città metropolitana che erano bloccati, li ha svincolati grazie ad un'attività normativa giurisprudenziale ed oggi, grazie a quell'impegno, sono quasi 6 milioni di euro i progetti dedicati al verde che partono, dedicati soprattutto alla piantumazione di nuovi alberi. Quindi, per intenderci, da queste ore noi vedremo i nostri operai e le ditte aggiudicatarie di queste risorse al lavoro per i nuovi alberi da Viale Augusto a Viale Virgilio sulla collina di Posillipo, lotti per più di 6 milioni di euro, quasi 6 milioni di euro, che prevedono piantumazioni in tutti i quartieri, da Miano al Vomero, a Fuorigrotta, a Posillipo. E sono tante le iniziative che sono frutto del lavoro di questi anni, che vedremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Questo è un qualcosa di fisiologico quando si lavora bene per la città ed è un qualcosa da proteggere, da valorizzare, che deve motivare le prossime sfide di questa prossima amministrazione. È bene però ricordare che oggi ci sono progetti che vivremo in prima persona perché sono stati pensati e progettati in questi anni, quindi sono stati frutto di un lavoro importante, e colgo anche quindi l'occasione per ringraziare sia chi ha guidato gli assessorati al verde, ma anche e soprattutto i dirigenti del Comune di Napoli e della città metropolitana, che tra tante ristrettezze hanno saputo cogliere la grande sfida che ci siamo dati sul verde e sull'ambiente, consapevoli che è una grande criticità della nostra città, lo è stato per il passato, non lo deve essere più per il nostro presente e per il nostro futuro. Consigliera, non posso non chiederle, a proposito anche di festività natalizie, di queste restrizioni che sono state impartite anche dalla Regione Campania, quindi queste nuove norme che in qualche modo vietano la cosiddetta movida, soprattutto nei periodi appunto della vigilia di Natale, della vigilia di Capodanno, con inevitabili polemiche, ma soprattutto ricadute sul tessuto economico della nostra città, ma anche in qualche modo sociale, no? Perché poi tante persone aspettavano con ansia l'arrivo di queste feste per potersi vivere un po' di socializzazione e per potersi in qualche modo rincontrare. Le ordinanze che in queste ore, quindi come al solito senza pianificazione e programmazione, hanno limitato fortemente le attività legate al Natale e al Capodanno, sono dal mio punto di vista un pugno nello stomaco al concetto di lavoro. Vengono spesso descritte come delle attività per arginare la movida, rivolte ai giovani, basta, perché invece queste sono delle attività che entrano a gamba tesa nel mondo del lavoro, entrano a gamba tesa in realtà economico-aziendali che con grandissimi sacrifici stanno rispettando tutte le regole che ci sono, e sono delle strade comode, perché invece dopo due anni di emergenza ci sono norme e regolamenti che, se rispettati, ci consentono l'esercizio dell'attività economica. Voglio soprattutto dire che oggi, dati alla mano, i giovani si sono vaccinati e sono in realtà gli adulti ancora restii a vaccinarsi, questo bisogna dirlo, e credo quindi che si sia dato un pessimo segnale, e credo che il motivo sia perché c'è attualmente, sia in Regione Campania che nelle amministrazioni del Comune di Napoli, una classe politica che non vive il rischio dell'impresa, che probabilmente vive i privilegi di essere un certo tipo di classe dirigente o un certo tipo di borghesia o un certo tipo di dirigenza pubblica, e assolutamente non vivono invece quella condizione che io rappresento, che è quella di chi è precario, che è quella di chi non ha nulla garantito, che è quella di chi ogni giorno, come le nostre attività economico-commerciali, devono alzarsi la mattina, rimboccarsi le maniche e capire in che modo far fronte. Ed è un qualcosa che è reso ancora più grave dal caro
utenze che si è sviluppato nell'ultimo mese. Io sono molto arrabbiata perché sono tante le attività economiche che mi stanno chiamando e che mi stanno dicendo: Alessandra, con le lacrime agli occhi, io a gennaio mollo. Credo che invece noi dovevamo pianificare. Abbiamo dimostrato in altri momenti della pandemia che attraverso dei dispositivi di utilizzo delle transenne nelle strade pubbliche, nel momento in cui ci sono degli affollamenti dove non si riescono a rispettare le distanze, grazie al supporto delle forze dell'ordine, della protezione civile, abbiamo chiuso le strade per consentire il deflusso, ma non abbiamo chiuso le attività economiche. E quindi credo che questa sia una pagina dove a perdere è la capacità della politica di essere vicino alle attività produttive e imprenditoriali della nostra città. L'augurio che invece si sente di fare alla città di Napoli per il 2022? Che non dobbiamo mollare, che ci aspetta un 2022 di grande lavoro comune, dove la regola deve essere quella di lavorare insieme e soprattutto deve essere consapevole la napoletana e il napoletano del fatto che noi siamo realmente la città più potente e più bella del mondo e che quindi questi saranno gli anni in cui continuare a rimboccarci le maniche e continuare a crescere, così come abbiamo dimostrato di crescere prima degli anni della pandemia e così come anche in questa estate abbiamo dimostrato di tornare a crescere in modo molto veloce nonostante la pandemia. La città di Napoli non soltanto merita molto, ma soprattutto meritano le napoletane e i napoletani, e un abbraccio particolare lo voglio rivolgere alle persone che in questo momento sono alle prese con delle sfide difficili nella vita personale. È stato un anno in cui anche molto duramente siamo stati colpiti psicologicamente ed è per questo che è un anno che la politica deve prendersi cura di queste ferite e le deve far diventare delle opportunità attraverso un impegno concreto e forte per un 2022 pieno di serenità, di soddisfazioni, e basta un agire così precario ed un agire così irrispettoso dei sacrifici delle persone. Le facciamo i nostri migliori auguri e l'aspettiamo per il nuovo anno, sempre per discutere di quello che succede in città. Grazie Alessandra Clemente. Grazie a tutti quanti voi, a Focus Comune e Napoli TV. Arrivederci.